Allora, non ci rimane che occuparci dell'ultimo punto 4, cioè il progetto di tre KPI più significativi relativi al buon funzionamento della procedura dal punto di vista dello studio medico. La procedura qui è un po' vago, direi che si riferisce sia alla fase di progettazione che guarda, di prenotazione che a quella di cancellazione. Quindi in qualche modo i KPI che mi permettono di valutare tutto il meccanismo che ho messo in piedi, quanto funziona bene, quanto funzioni bene. Io ho messo in piedi dei meccanismi attraverso cui la fase di inserimento della richiesta è abbastanza articolata in più fasi, proprio per poter magari cercare di intercettare più opportunità possibili e quindi riempire i buchi del calendario, e sia sto cercando di ottimizzare ciò che succede anche quando un appuntamento viene cancellato. Quindi sto facendo del lavoro, ho fatto uno sforzo, ho costruito un sistema e voglio capire se questo sistema funziona a dovere rispetto all'obiettivo che mi sono dato quando ho deciso di costruire una cosa così complicata, così complessa. Il testo mi dice anche che questo sistema l'abbiamo inventato per soddisfare le richieste dei pazienti e anche per non lasciare buchi nell'orario dei medici. Quindi sono fattori, no? Che in qualche modo possiamo valutare. Possiamo valutare e immaginiamo che il soddisfacimento delle richieste dei pazienti e la riduzione dei buchi nell'orario dei medici possono essere effetto di questi processi. Ok? Perché effettivamente il processo serve proprio per aumentare il numero di richieste soddisfatte, quindi ridurre la lista d'attesa, eccetera. Facciamo attenzione a ragionare su degli obiettivi che siano ottenibili o che siano, che possano risultare dal processo che stiamo analizzando. Cioè, se io avessi detto qua che il sistema deve cercare di, non so, massimizzare il numero di, o perlomeno, fatemi fare un altro esempio che non c'entra nulla con questo, nel senso che con questo sistema, il sistema deve cercare di massimizzare la resa economica e quindi magari privilegiare le visite per quelle specialità che costano di più. Magari una visita, che ne so, oculistica costa 100 euro, una visita di altro tipo, cardiologica costa 200. E quindi vorrei massimizzare queste. Allora, sì, è legittimo dirlo, potrebbe essere un KPI da misurare, ma questo processo non sa neppure quanto costano le visite. Quindi non potremmo dare la colpa o il merito a questi processi se, diciamo così, l'ammontare, il ricavo che ottengo dall'insieme, da un determinato insieme di visite dovesse aumentare o diminuire. Non c'entra nulla. Quindi dobbiamo sempre fare attenzione a lavorare su degli indicatori che siano influenzabili dal sistema e che invece non siano influenzati da altri fattori di cui noi non possiamo farci nulla. Quindi questo è il criterio di pertinenza alla fine, no? Un KPI che sia rilevante per quel processo. Ok. Allora, quali sono, io qui mi sono preparato un pochino uno schema vuoto in cui poter indicare la descrizione di questi KPI, quindi me ne chiedono tre. I tre KPI saranno ovviamente descritti attraverso questi descrittori che sono nome, categoria, obiettivo. Goal, e poi abbiamo la parte di definizione metrica, quindi misurazione, formula, unità, scala, interpretazione e poi alla fine, ma non per ultimo, la fonte. Ne avevo fatta una di troppo. Ok, questi qua ricordiamo che da misurazione a interpretazione sono la definizione metrica dell'indicatore. Costituiscono la definizione matematica di quell'indicatore.
Allora, io partirei dal goal, dagli obiettivi, cioè come possiamo esprimere tre obiettivi concreti che, no, attraverso i quali possiamo valutare questi processi. Allora, qui il testo già se lo suggerisce, ci dice guarda che qua tu devi soddisfare le richieste dei pazienti e poi non lasciare i buchi nell'orario dei medici. Che già un KPI me lo dice abbastanza esplicitamente, i buchi nell'orario dei medici. Quindi posso andare a valutare quante disponibilità i medici hanno fornito che non sono state riempite da nessun appuntamento. Questi sono i buchi. Se il medico non fornisce disponibilità è ovvio che non ci sia l'appuntamento, ma il medico era disponibile e io non sono riuscito a fornirgli un paziente da visitare. Quindi questo lo metto come terzo, solo perché lì è citato in ordine come ultimo, potrebbe essere le disponibilità dei medici non assegnate ad alcun appuntamento. Questo è un problema. Quindi andiamo a tenere sotto controllo questo indicatore. Perché se io ho fatto un sistema complicatissimo per cui il medico deve ricordarsi tutte le settimane di fornire disponibilità, eccetera, eccetera, poi questo medico il 50% delle volte lì aspetta e non arriva nessuno, a un certo punto il medico mi dice guarda che questo sistema non sta funzionando. Era meglio quando ci telefonavano o altre cose. Invece è un pochino più difficile o perlomeno ci sono modi diversi, no, di rappresentarlo, è il soddisfacimento delle richieste dei pazienti. Perché la richiesta del paziente può essere soddisfatta in tre momenti. Quando lui propone le alternative, quando il sistema gli propone delle ipotesi, le abbiamo chiamate ipotesi, quando il sistema gli contropropone delle alternative, oppure quando l'utente viene pescato dalla lista d'attesa. Allora, ci chiedono tre KPI, io magari penserei di mettere insieme il primo e il secondo, perché tutto sommato sono contestuali, cioè ti accetto l'ipotesi che ti ho proposto, o mi proponi un'alternativa che a me va bene, in ogni caso entro 30 secondi ho l'appuntamento in tasca. Quindi andare a vedere quante delle richieste fatte dai clienti, dai pazienti, sono soddisfatte subito. Quelle che non sono soddisfatte subito andranno in lista d'attesa. Quindi possiamo dire che le richieste che vengono soddisfatte all'atto della prenotazione, senza passare dalla lista d'attesa. Voglio andare a misurare questo. Perché se per caso mi accorgo che queste sono il 95%, allora la butto via la lista d'attesa, non mi serve, è un meccanismo troppo complicato che di fatto non mi porta il risultato, forse. Se invece mi accorgo che queste qua sono il 2%, allora magari il meccanismo delle tre proposte, delle tre controllo, delle tre alternative non sta funzionando. Devo averlo questo numero. E poi, come secondo, ragionerei sulla lista d'attesa. Allora, cosa posso, dal punto di vista del paziente, cosa posso dire una volta che un paziente è in lista d'attesa? Gli interessa quanto è lunga la lista d'attesa? Quanti pazienti ci sono in lista d'attesa? A me non tanto. Cioè io una volta che sono in lista d'attesa non mi interessa sapere se siamo in 2, in 5 o in 70. Mi interessa sapere dopo quanti giorni riesco ad avere. Perché magari la lista d'attesa è molto lunga, ma sono tutte persone di specialità diverse dalla mia
E poi non è detto che, visto che la lista d'attesa non va avanti in ordine puramente cronologico, ma dipende dall'urgenza e poi potrebbe inventarsi altri fattori, la lunghezza di per sé è poco rilevante. Avete mai telefonato a qualche servizio clienti in cui dicevano non agganciare per non perdere la priorità acquisita, va bene, e poi alcuni ti dicono quello e basta a ripetizione per cui ti viene a ricevere. Oppure altri servizi ti dicono hai davanti a te 8 chiamate e ti ripete questo numerino, poi ogni tanto vedi che questo numero diminuisce, allora ti fai un'idea di quanta gente di fatto la cosa si sta ascoltando. Altri ancora, ma sono pochissimi perché nessuno si sbilancia, ti danno il tempo di attesa previsto. Risponderemo entro indicativamente 3 minuti, 6 minuti, 8 minuti. Allora, di tutte queste sicuramente l'ultima è quella più utile. No, sì, è vero che se no te lo puoi stimare sulla base del numero di persone che hai davanti, cercando di capire quanto velocemente diminuiscono questi numeri, no? È un'informazione meno utile, no? Visto che lo dobbiamo misurare. Quindi questo potrebbe essere, dal punto di vista del paziente, il tempo di giacenza in lista d'attesa. Questo è un tipo di tempo, eh? Cioè, io oggi faccio la prenotazione, oggi non siamo riusciti a fissare un'alternativa che mi potesse andare bene, allora sono messo in lista d'attesa. Quanto devo aspettare prima di venire interpellato dalla lista d'attesa e che mi venga proposto un appuntamento? Questo è un tempo, da quando mi ha messo in lista d'attesa a quando mi chiamano per un appuntamento possibile. Poi in realtà io potrei dire di no con l'appuntamento. Allora, mi interessa il tempo fino a quando non mi contattano per un appuntamento possibile, o mi interessa il tempo fino a quando non mi viene effettivamente segnato un appuntamento, cioè mi viene proposto qualche cosa che io effettivamente accetto? È ambivalente la cosa. Perché se io dico, va bene, conto il tempo da quando sei in lista d'attesa fino a quando ti propongono una prima alternativa, perché se poi mi dici no è colpa tua, sto ragionando come sistema, allora avrai un KPI che è facilissimo da varare. Basta che il sistema subito dopo che hai fatto la prenotazione mi faccio una proposta di un appuntamento a caso qualunque. Allora lui si mette questo tempo a zero e tutto il resto dice beh, quindi no, io la proposta te l'ho fatta, hai detto di no perché sei una persona poco difficile da soddisfare. Più utile invece dal punto di vista dell'utente è finalmente arrivare, no? Poi alla fine interessa l'utente averlo presto. Quindi l'esigenza di essere stesa fino all'ottenimento di un appuntamento, non fino al primo contatto. Ci sarebbe un altro tempo che si potrebbe calcolare, un'altra attesa è ok, ma questo appuntamento me l'hai dato tra 3 giorni o tra 2 mesi e mezzo? Che è un altro fattore. Cioè, quanto tempo passa da quando fisso l'appuntamento alla data in cui effettivamente l'appuntamento si terrà? È una misura diversa. Che forse è meno importante, perché una volta che ho una data, a meno che non sia una cosa particolarmente urgente, una volta che ho una data sono tranquillo, l'appuntamento fissato, la data fissata. Il problema è l'incertezza di quando sono in lista d'attesa e non so neanche quando avrò la data. Ma questo è un fattore più importante per i clienti che non per quello che diceva il test di servizio ai clienti, soddisfacimento dell'utenza e dare un appuntamento. Poi, se anziché 3 KPI dovessimo fare 5, 6, 7, sicuramente la distanza temporale entro cui riuscirai a fare l'appuntamento, quindi se sei uscito dalla lista d'attesa lunedì, allora l'appuntamento sarà per 2 giorni dopo, per 20 giorni dopo, lo metterei come 4 forse KPI. Però mi sembra meno importante di questo. È chiaro che quando dico più importante o meno importante è soggettivo, quindi magari la vostra percezione sarebbe diversa e fareste KPI diversi. Ok? Allora, io ragionando sul testo e sugli spunti che ci sono, cercherò di modellare questi 3. Allora, come andiamo a misurare? Allora,
Partiamo dal primo, richieste che vengono soddisfatte all'atto della prenotazione senza passare dalla lista d'attesa. Che tipo di KPI è? È un KPI che va a confrontare una richiesta in input e un appuntamento che è l'output di questo processo, alla fine, no? Input, output. Alcuni input, richieste, vengono soddisfatti immediatamente. Altri richiedono una lavorazione più complessa, se vogliamo fare i termini della produzione. Allora, io lo vedrei, è sicuramente un KPI di tipo servizio, perché va a confrontare una richiesta con una risposta, il tempo in cui si ottiene la risposta, e in particolare, andiamo a vedere qua il diagramma, se non sbaglio l'avevo preso, no, non era qua, era qua, l'avevo preparato. Secondo me ricade nel rapporto di ordini perfetti. Cosa può andare meglio che non una richiesta che viene immediatamente soddisfatta? Sicuramente siamo nella categoria dei servizi. Quindi io, questo KPI ricade nella categoria servizio, perfect orders. Adesso, cosa misuro? Allora, differenza tra goal e measurement, ce lo ricordiamo, goal è qual è il senso, il significato di ciò che voglio misurare, il measurement è qual è l'approccio attraverso cui lo misuro. L'approccio potrebbe essere quello di andare nel nostro processo di prenotazione. In questo caso ci interessano solamente le prenotazioni perfette, cioè quelle che escono con l'appuntamento segnato direttamente in fase di prenotazione, qua. Per queste, dicevamo, non ha senso calcolare dei tempi perché è un'operazione istantanea. E quindi io qua, da questo processo di prenotazione, ho un modo per entrare, cioè inserire dei dati, e due modi per uscire, con l'appuntamento o con la lista d'attesa. Allora, il modo che posso usare per valutare questo processo, nonostante abbia dei cicli dentro, eccetera, potrebbe essere quello semplicemente di andare a misurare il numero di richieste a cui viene assegnato un appuntamento rispetto al numero di richieste totali. Quindi valuto la frazione di richieste, frazione di, si chiamano richiesta, appunto, richiesta, che si concludono con appuntamento segnato. E questa informazione la estraggo, quando è una colonna fonte, dal diagramma dell'attività. Di prenotazione. Come si chiamava? Paziente inserisce richiesta. E come lo posso calcolare? Il numero di volte che viene attivato un nuovo token qua, che di fatto è il volume di input, se ci pensiamo bene, di questo processo, e lo confronto col numero di volte in cui viene assegnato un appuntamento. Quindi possiamo mettere magari un punto A e un punto B qua in mezzo come segnaposto, così è assolutamente esplicito ciò che stiamo facendo. Contiamo quante volte passo da B
rispetto al numero di volte in cui sono passato da A. Questo count di A di fatto lo potremmo, se avessimo definito anche che è il tipo generale, probabilmente avremmo fatto uno che era il volume di input, avremmo scritto volume di input qua. Poi se uno vuole lo scrive più, anziché mettere B e A scrive il nome dell'activity eccetera, però mi sembra che per, sia per leggibilità che per rapidità, se mettiamo dei riferimenti precisi, puntuali, è più facile. E poi siamo sicuri di avere tutte le informazioni che ci servono. Questa stessa formula, questo stesso valore, forse, ma no, ma forse l'avremmo potuto anche ottenere dal diagramma di attività. Nel senso che qua abbiamo le richieste, abbiamo gli appuntamenti, solo che qua non ci eravamo tenuti traccia. No, del fatto che un appuntamento magari viene generato subito oppure viene generato in un secondo momento dalla lista d'attesa. Dovrei tenere conto del fatto che una volta che c'è un appuntamento, quella richiesta sia stata almeno una volta oppure no in lista d'attesa. È un'informazione che non ho, perché vedete che questi elementi della lista d'attesa li mettiamo e li togliamo. Quindi potrei ottenere la stessa informazione, sì, dal modello concettuale, però se ci fossero informazioni in più qua. Ad esempio, in modo più semplice, dentro appuntamento mettere un'altra variabile che dica se è stato un appuntamento immediato sì o no, accettato subito sì, accettato subito no, oppure è passato almeno, oppure dentro la richiesta è stato almeno una volta in lista d'attesa sì o no, oppure quando lo metto in lista d'attesa, quando lo tolgo anziché semplicemente cancellarlo metto una variabile di associazione, valido, non più valido, estratto, cancellato, così. Cioè, ho vari modi di poter rappresentarlo estraendo poi questa stessa metrica dal diagramma concettuale. Quindi ci arrivate al diagramma di attività, ci arrivate al diagramma concettuale, quindi dimmi, scusa. Quindi nella campagna di quanto è stato scritto fare solo due API, avremmo potuto mettere in questo qui la soddisfazione del paziente con appuntamenti. No, non ho capito, scusami. Se adesso abbiamo distinto tra quelli che vengono subito i pazienti, sì, che sono per appuntamento che dice sì. Perché io dovevo farne tre. Uno abbiamo deciso di farne uno per i pazienti, il KPI per i pazienti. Sì. Questi qua. Allora tu stai dicendo, se io ne avessi dovuto fare solamente due. Ok. E scegli qual è più importante tra questa e questa. Ecco, e avrei quindi potuto scrivere conta appuntamento dal diagramma delle classi. Conta appuntamento dal diagramma delle classi. Allora, se io calcolo il conto di appuntamenti nel diagramma delle classi, lo posso fare sicuramente. Cosa sto contando? Sto contando tutte le richieste che sono andate a buon fine. Semplicemente contando gli appuntamenti. Non so se è andato a buon fine subito, dopo, tardi, eccetera. Che cos'è che... Proviamo a fare un esempio. Conto appuntamenti, me ne vengono 100 nell'ultimo mese. Ok. 100 rispetto a cosa? Rispetto alle richieste, magari. Ok. Allora, ipoteticamente, allora se io osservo il sistema su un tempo sufficientemente lungo, io spero che il numero di richieste e il numero di appuntamenti sia uguale. Perché sennò vuol dire che c'è qualcuno che chiede un appuntamento e non ce l'avrà mai. Allora ho un problema più serio. No? Questa è sarebbe un'altra indicazione. Esiste qualcuno che rimane in lista d'attesa per così tanto tempo da non uscire, da non venire chiamato mai? Non dovrei, spero che sia una percentuale marginale. Perché, anche perché in lista d'attesa li chiamo in ordine cronologico. Allora, quel conto di appuntamenti da solo con un numero assoluto non mi dice molto. Se lo riferisco alle richieste, se va bene vedrò il 99% su un periodo abbastanza lungo. È chiaro che se guardo le richieste di ieri, se ha già un appuntamento oggi, magari no. Ma quindi non avrebbe molto senso per verificare la soddisfazione del paziente?
allora quella metrica sì, dovrei indicare il tempo. Allora a questo punto non sarebbe più la parte forte, non sarebbe il conteggio degli appuntamenti assegnati, ma il ritardo con cui l'appuntamento viene assegnato rispetto alla richiesta. Cioè per quanto tempo una richiesta rimane richiesta e non diventa appuntamento. Noi abbiamo questa carta, non avevo scritto la cardinalità 01 qui. La richiesta può diventare appuntamento oppure può non esserlo. Io spero che lo stato in cui non lo sia sia uno stato temporaneo, che prima o poi vengano soddisfatte tutte. Sicuramente è da indagare, però se il sistema funziona, studio in mente funziona bene, l'appuntamento gli darà tutto. Quindi, ecco, l'altro punto di attenzione che dobbiamo avere è non facciamo un calcolo perché è facile farlo, se poi dopo chiedendoci, io il modo che ho per chiedervi se un KPI ha senso o no e se è facile o no barare. Barare oppure arrivare al 100% oppure arrivare al 0% in modo facile o in modo questo qui, se vado veramente a ragionare sui dati facendo un esempio, mi accorgo che sì, è difficile. Se si discosta dal 100% problemi più grossi proprio di disponibilità dei medici. Allora se si discosta dal 100% non vuol dire che il processo di approvazione di prenotazione non funziona, vuol dire che il sistema è sovraccarico, non riesce a soddisfare le richieste, allora bisogna di più risorse. E quindi il problema è altrove, non posso semplicemente, se ho 1000 appuntamenti e 2000 richieste vuol dire che non ho abbastanza medici, o non ho abbastanza sale medici essenzialmente. E non è modificando il processo di prenotazione che riesco a far materializzare più medici. Quindi in quel caso sarebbe un KPI di altro tipo sul dimensionamento del personale. Comunque sì, cioè, chiaramente che ciascuno può ragionare arrivando a punti di attenzione diversi. Allora, dicevamo, allora, questa cosa qui cos'è? Come unità di misura è una percentuale, la scala di misurazione, vediamo se ha senso l'operazione che abbiamo fatto. Allora abbiamo preso il conteggio di A, di numero di volte in cui il token è passato da A e il numero di volte in cui il token è passato da B, che sono valori misurati su una scala assoluta, vero? Perché sono semplicemente un conteggio secco, su valori, quindi i singoli pezzi, le misure dirette sono conteggio A, conteggio dei passaggi da B, sono valori sulla scala assoluta, quindi posso farci qualunque operazione aritmetica che voglio, ne ho fatto un rapporto. E quindi ho ottenuto un valore compreso tra 0 e 1, o tra 0 e 100, quello come volete, e quindi A. Il fatto che già posso scegliere se lo esprimo tra 0 e 1 o tra 0 e 100 vuol dire che ha una scala moltiplicativa, e il fatto che lo 0 sia fisso significa che non ha un'origine arbitraria, e quindi siamo nella scala dei rapporti. Siamo nella scala dei rapporti non perché c'è un rapporto, non perché c'è una divisione, ma per la qualità del numero che abbiamo ottenuto. Quindi in questo caso abbiamo una scala di ratio, cioè abbiamo delle misure qui, uno dovrebbe spiegarlo se avesse voglia di tempo, ma noi non ve lo richiediamo. O delle misure dirette di tipo assoluto che vengono elaborate in una misura indiretta di tipo rapporto. Dopodiché, giustamente, come anche detto, questo conteggio devo farlo in un certo intervallo di tempo. No? Possiamo scriverlo o non scriverlo, guarda, adesso tutti interi, adesso siamo qua, cerchiamo di scriverlo, dato un intervallo di tempo, in un intervallo di tempo. Questo è vero sempre, io che piano non servo all'istante, lo servo da un periodo di situazione. Quando parlavamo delle dimensioni attraverso cui si può analizzare o decomporre un KPI, sicuramente una dimensione è il tempo, lo vediamo per settimana, lo vediamo per mese, lo vediamo per anni, questo indicatore. Un'altra dimensione potrebbe essere specialità, andiamo a vedere il soddisfacimento delle richieste degli oculisti, degli altri tipi di specialisti, perché potrebbe variare questo indicatore, no? Variando il sottoinsieme rispetto al quale viene misurato. Quindi sono tutte le dimensioni attraverso cui si potrebbe osservare. L'interpretazione dell'indicatore, allora nel caso di interpretazione dobbiamo esprimere quale sia il valore obiettivo, quindi sono soddisfatto se questo valore è maggiore o uguale di una certa soglia, o comunque, e devo comunque indicare, normalmente appunto dico due soglie, una di soddisfacimento
e una di valore minimo, di soglia di attenzione. Quindi sono soddisfatto, va bene, è ottimo, diciamo così, se è maggiore, questa frazione deve essere maggiore di una certa percentuale, è comunque accettabile se sono al di sopra di una soglia di accettabilità minima. Quindi, ovviamente qui stiamo inventeremo questi valori soglia, perché per avere quelli veri dovremmo avere dei dati storici, dei benchmark oppure degli obiettivi esterni, no? Quindi, però, per dare un esempio, potremmo dire che è ottimo se è maggiore del 80%, accettabile se è maggiore del 60%. Il che vuol dire che punterò, tenderò a farlo arrivare a 80 possibilmente, perché questo è l'obiettivo che mi sono dato. Se non ci arrivo, poco male, ma se scendo sotto 60 mi preoccupo, devo intervenire, devo modificare qualcosa. Devo approfondire questo KPI con andando a fare delle altre analisi più dettagliate. E questo è uno. Il secondo. Tempo di giacenza e lista d'attesa fino all'ottenimento di un appuntamento. Ok, quindi questo è un tempo. Tempo tra una richiesta e una risposta, seppur parziale, perché la risposta non è ti ho visitato, ma la risposta è ti ho dato l'appuntamento, però è ciò che gestisce questo processo. E quindi siamo di nuovo nella famiglia di servizio. Dentro, diciamo così, lead time, che è un tempo che include sia l'elaborazione sia l'attesa. Attesa che la richiesta venga presa in carico, perché io vengo messo in lista d'attesa, guarda caso si chiama proprio lista d'attesa, perché la mia richiesta in quel momento non può essere lavorata. E poi ci sarà un momento in cui viene presa in carico, cioè mi viene proposto un appuntamento, che è la lavorazione vera e propria, che è il tempo di risposta vero e proprio, cioè il sistema a un certo punto mi fa una proposta, io rispondo, va bene. Ma prima di questo c'è un tempo d'attesa che è preponderante rispetto al tempo di servizio. Quindi in questo caso siamo dentro un lead time. E che cosa misuro? Allora, di base, come misure dirette, potrò misurare l'istante di tempo in cui una richiesta viene messa in lista d'attesa. Allora, innanzitutto questo KPI va a considerare solamente le richieste che vengono messe in lista d'attesa. Quelle del punto precedente le abbiamo già smarcate. Quelle, quella percentuale che sarà tra il 40 e il 20 di richieste che va in lista d'attesa, quanto ci rimane? Allora, per sapere quanto ci rimane devo fare la differenza tra due istanti di tempo. Quindi un modo comodo per ricordarsi questi istanti di tempo sicuramente di agire sul diagramma delle classi. Anche perché l'appuntamento lo posso dare più volte, lo posso proporre più volte. Quindi io avevo una data in cui viene fatta la richiesta, posso anche a questo punto avere una data di conferma dell'appuntamento. Attenzione, questa data di conferma non ha nulla a che fare con la fascia oraria dell'appuntamento vero e proprio. Questo, l'appuntamento viene dato per un certo giorno, una certa ora in cui viene fatto visitare, ma io ti ho detto, ti ho confermato quella data, come tu hai accettato la proposta, in un certo momento. Quindi io, per sapere quanto sono rimasto in giacenza in lista d'attesa, devo fare una differenza tra la data di conferma dell'appuntamento e la data della richiesta. Questa è la misura diretta che faccio. Quindi lo posso prendere dal class diagram e la formula per, sicuramente, adesso sarà più complicata, ma sicuramente conterrà il fattore appuntamento punto data conferma meno richiesta punto data.
questo può essere spesso giorni, ad esempio, visto che parliamo di dati, quindi l'unità di misura potrebbe essere giorni. Questa è una misura diretta essenzialmente che possiamo fare, non è direttissima che faccia una differenza tra due misure, ma... Dopodiché questo è un tempo. Cosa me ne faccio di questo tempo? Perché io nell'ultimo mese di misura di tempo di questo genere ne potrei avere 200. 20 giorni lavorativi per 10 richieste al giorno, che sono finite in lista d'attesa e quindi vengono segnate. 10 richieste al giorno segnate hanno senso, perché sono magari 10 slot orari, quindi ogni giorno ne assegno tante quante sono le mie disponibilità, quindi quel numero è inventato ma non troppo sballato. Quindi avrò 200 numeri, una richiesta che è stata in lista d'attesa 2 giorni, l'altra richiesta che è stata in lista d'attesa 8 giorni, l'altra 27 giorni, l'altra 21 giorni, l'altra eccetera eccetera. Come metto insieme questi numeri? Allora, ci sono due approcci. Uno è cerco un indicatore statistico che lavora sui numeri direttamente. Quindi questi numeri cosa sono? Sono sulla scala dei rapporti, perché la data è una misura di tempo, quindi è una quantità sulla scala degli intervalli, ma facendo la differenza tra due dati lo zero arbitrario si semplifica e quindi abbiamo un numero espresso sulla scala dei rapporti, cioè 0 vuol dire 0. Cioè vuol dire 0 giorni di attesa, quindi ha un significato univoco. Allora, qui quindi posso applicarci delle, posso fare la media, ad esempio. Quindi una possibilità è proprio questo e faccio la media. Ovviamente nell'intervallo di tempo di osservazione. Diamo uno spazio così riesce ad andare a capo. E quindi avrò che il tempo di permanenza media in lista d'attesa è di 7,25 giorni. Questo è un modo. E quindi avrò l'unità che sono i giorni, la scala è una scala di rapporti. E quindi la misura sarà valore medio della durata dell'intervallo tra inserimento richiesta e accettazione. Appuntamento per chi è in lista d'attesa, altrimenti è sempre zero sta roba qua, no? Quindi non li calcoliamo i zeri che vengono segnati subito nel punto precedente. Ma la mia mano non l'ho falsato. D'accordo. No, io non prendo quelle che non passano dalla lista d'attesa. E come fanno a prendere il diagramma delle classi? Come faccio a sapere il diagramma delle classi? Ci aggiungo un attributo che può essere soddisfatto subito. Un modo è, sì, devo tenere traccia. Devo riuscire a separare quelle che sono state affidate subito da quelle che sono passate dalla lista d'attesa. Cosa? Ah, no, allora ecco, qui bisogna distinguere. È questa richiesta, è adesso, oggi, stamattina, in lista d'attesa? Rispetto a questa richiesta, è passata dalla lista d'attesa per essere soddisfatta? Due cose diverse. Chi c'è adesso in lista d'attesa? Queste 7 richieste. Quali richieste sono state nel loro ciclo di vita nella lista d'attesa? Che ovviamente non sono insieme, che è l'integrale nel tempo di tutte quelle che sono state, che sono istantaneamente in una certa lista d'attesa. Allora mi servono entrambe le informazioni. Dal punto di vista operativo mi serve sapere chi c'è in lista d'attesa, che per noi era questa classe di lista d'attesa. Dal punto di vista dei KPI del management mi serve sapere, abbiamo scoperto che mi serve sapere quali e quante sono state in lista d'attesa.
e poi secondo che API mi tratta quanto tempo. Mi serve giustamente per evitare quello che diceva questa compagna, che dice sì, però se io faccio la media di tutti avrò tanti zeri, anzi avrò almeno il 60% di zeri, perché il primo KPI dice questo, che fanno media con gli altri e quindi sarebbe un valore sbagliato, la media sarebbe troppo bassa. Quindi sono questi due. Dal punto di vista operativo di solito mi serve il dato istantaneo, dal punto di vista manageriale tende a servirmi il dato storico. Quindi un'informazione che non serve più dal punto di vista operativo può servire, devo tenerne traccia dal punto di vista manageriale. Dicevo, questo è un modo, no, di lavorare. L'altro modo è quello di dire, visto che parliamo di soddisfazione degli utenti, uno potrebbe avere, non so, un'indicazione sulla mia carta di servizi che ti promette che nel 90% dei casi avrai l'appuntamento entro 7 giorni. Avrai fissato l'appuntamento entro un tempo di 7 giorni, poi l'appuntamento potrà essere realizzato. Allora, questo tipo di... dal punto di vista dell'utente, no? Se voi leggete una carta di servizi e vi dice che il tempo medio di attesa in lista è di 3.7 giorni, è poco leggibile quell'indicatore. È molto più chiaro, appunto, un indicatore che dica, nella maggior parte, nella stragrande maggioranza dei casi, quindi 95% dei casi, il tempo d'attesa non supera 7 giorni, non supera un certo valore accettabile, che è il valore in qualche modo nominale di questo tempo d'attesa, no? Per cui che sia 3 giorni o 4 non ti cambia la vita. Se supera i 7, allora comincia a darti fastidio. Quindi un altro approccio, ma va bene uguale, chiaramente sono modi diversi di vedere lo stesso lead time. Da una parte lo misuro in giorni medi, dall'altra lo misuro in quante volte sforo una certa quantità minima che comunque ritengo accettabile, comunque l'utente ritiene accettabile. Quindi in questo caso sarebbe il numero di volte in cui questa cosa è maggiore di, che ne so, 7 giorni. Ovviamente riferita al numero di appuntamenti. Di appuntamenti, perché devo sapere quelli confermati. Ovviamente questo non lo posso calcolare finché l'appuntamento non è confermato, quindi non conto le richieste iniziali, ma conto le appuntamenti già. Quindi, cosa dico? Questo lo faccio... cambiamo colore così si capisce che è un'alternativa. Facciamo verde. Questo è un indicatore che non è più un indicatore, mi misura sempre il lead time, ma mi misura non in giorni ma in percentuale, è sempre ovviamente sulla scala di rapporti. E mentre nel primo caso potrei dire che la media dell'appuntamento della riconferma è ottima se minore, questo è un indicatore che più è piccolo meglio è, in questo caso, quello della media, di 5 giorni, accettabile, se è minore di 10 giorni. Nel secondo caso dirò, in verde, dirò che è ottima se la percentuale di appuntamenti, qui c'è un maggiore, mettiamo un minore, quello è più facile da leggere, quelli che sono in tempo, se è maggiore del 95%,
accettabile se maggiore del 90%. Cioè, qui metto numeri molto alti, perché questa per me 7 giorni è la soglia a cui il cliente è soddisfatto. Allora, la percentuale di clienti soddisfatti di un intervallo di tempo di cui non interessa il valore specifico, ma interessa il fatto che sia o non sia contenuto dentro questo range, deve essere maggiore di una certa soglia minima. Ok, quindi intervallo di tempo minore di 7 giorni, clienti maggiori di. Se avessi indicato qua, come avevo fatto all'inizio, maggiore di 7 giorni, qui avrei dovuto mettere la percentuale di clienti insoddisfatti minore di 7 giorni. Però così è più facile da leggere, da codificare. Allora, la carta di servizi dirò che nel 90% dei casi si garantisce un appuntamento entro 7 giorni lavorativi, 7 giorni calendario, questo è quello che dice. Tra l'altro, questo secondo metodo funzionerebbe anche se il dato misurato fosse un dato di tipo ordinale e non necessariamente di tipo rapporti o assoluto come il primo, perché non ha bisogno, semplicemente di confrontare un dato con una soglia, quindi non ha bisogno del valore numerico del dato da manipolare, ma sapere quanti sono sopra e quanti sono sotto. Quindi nel caso di dati di tipo ordinale possiamo usare le statistiche più povere, tipo la mediana o la moda, oppure usare una sfogliatura. Ok, il terzo, forse quello più facile, disponibilità dei medici non assegnati ad alcun appuntamento. Quindi cosa stiamo facendo? Stiamo guardando delle risorse messe in campo, perché in questo caso sono risorse umane, medico, che ha detto io sono disponibile in quell'ora, e stiamo guardando se il sistema è riuscito a sfruttare quelle risorse. Quindi le risorse utilizzate rispetto alle risorse disponibili. Come tipologia di KPI ricadiamo nell'utilizzo di risorse umane. Utilization, risorse. Abbiamo top medici che hanno dato top disponibilità, le devo riempire tutte, allora riesco ad arrivare a un utilizzo del 100% del personale. Quindi siamo dentro la macro categoria dell'efficienza, che gestiamo bene i soldi e le risorse che abbiamo a disposizione. Quindi qua siamo dentro efficiency, utilization delle human resources. Qui è chiaro che cambia completamente il punto di vista, perché qui non siamo più dal punto di vista del paziente a cui non ne può fregare di meno, anzi, se io so che i medici sono abbastanza scarichi, non hanno tanto lavoro, vuol dire che per me avrò l'appuntamento prima, per i miei pazienti. Ma dal punto di vista del medico, questo utilizzo più alto si traduce in un guadagno maggiore, dal punto di vista dello studio anche si traduce in un'efficienza operativa maggiore. E allora come lo misuriamo questo? Lo guardiamo sul calendario, no? Alla fine del mese guardiamo sul calendario quante volte il medico si è assegnato e nessuno ha avuto l'appuntamento, pur dopo tutti i ricicli di cancellazioni, richiami, eccetera, eccetera, alla fine quell'appuntamento è rimasto vuoto. O perché non era stato assegnato all'inizio, o perché qualcuno si è cancellato e il meccanismo non è riuscito a recuperarlo.
Allora, questo poi potremmo magari, se dovessimo scendere più nel dettaglio, andare a distinguere. Cioè, quello slot proprio non ha mai preso nessuno, oppure l'ha preso qualcuno e poi si è cancellato. Che è un altro modo per chiedersi quanto danno fanno queste cancellazioni. Perché se uno si cancella e poi riesco a riempire il vuoto, di fatto sto offrendo una flessibilità nei clienti che non mi dà danno, perché riesco comunque a riempire lo slot. Se invece quando il cliente si cancella io non riesco a riempire lo slot, allora sì, sto offrendo una flessibilità, ma che però mi costa, perché mi abbassa l'efficienza. Ma questo è un altro aspetto, forse più di basso livello, più di dettaglio, che si potrebbe andare ad analizzare quando l'utilizzo non è massimo per colpa delle cancellazioni. Mentre invece quando l'utilizzo non è massimo per colpa delle mancate prenotazioni, proprio quello slot non viene mai segnato, questo è diverso, bisogna capire quali sono le cause. Se sono in orari scomodi, se sono... Ok? Ma per ora cerchiamo di capire dal macro al micro, prima qual è l'utilizzazione, poi una volta che si abbassa, eventualmente uno la va a disaggregare e analizzare. Importante sempre mantenere il filologico di cosa stiamo osservando in questo momento e una ipotesi di causa, no? Di un fenomeno che stiamo osservando, e cioè, come faccio a misurare questo fenomeno per vedere se è questo fenomeno la causa di malfunzionamento. E allora mi chiedo come lo calcolo questa roba qua. La calcolo da qui, direi. Io ho delle fasce orarie, di queste fasce orarie so se ci sono dei medici disponibili, oppure sono fasce orarie in cui nessuno è disponibile, vabbè. E in quelle fasce orarie in cui c'è un medico disponibile vado a vedere se c'è sta, se abbiamo attribuito un appuntamento, oppure no. Adesso dobbiamo fare attenzione a come la contiamo questa. Perché se in una fascia oraria sono disponibili 3 medici, e abbiamo un appuntamento solo, gli altri 2 li devo contare come. Quindi non devo solamente contare le fasce orarie vuote, ma di fatto le disponibilità fornite che non si sono concretizzate in appuntamento. Quindi non tanto le fasce orarie devo contare, quanto piuttosto le disponibili. Disponibile, ma non assegnato. Allora, questo sarebbe esercizio carino di base di dati, trovami quali sono, quante sono, no? Le disponibilità a cui non è stato assegnato un appuntamento che cade in quella fascia oraria lì, quindi un po' un join per tabella, si può fare, non è il nostro problema oggi, l'importante è che siano dati che riconosciamo che sono presenti, ci si può arrivare. Quindi io prendo il medico, vado a vedere l'ultimo mese, quante volte si è dato disponibile. Per ciascuna di queste volte in cui si è stato disponibile vado a vedere se c'è stato, se gli è stato segnato un appuntamento in quella fascia oraria lì. E li conto. Medico per medico. Quindi vado a calcolare le disponibilità dei medici. E beh, in realtà sarebbe la stessa frase di prima. Numero di volte in cui un medico era disponibile nel periodo di osservazione, ma nessun appuntamento è stato assegnato. E quindi significa andare a fare un conteggio, di nuovo, qual è la misura diretta che faccio? Sono questi due conteggi. Count di medico punto disponibile ma senza appuntamento, ma senza, lo scrivo un po' a parole se no diventa complicato, appuntamento punto segnato rispetto, perché questo è sempre un numero assoluto, non ci dice quasi mai nulla, il numero di volte in cui era disponibile. Cioè, quante volte lui era disponibile ma non gli è stato assegnato un appuntamento rispetto al numero di volte in cui era disponibile? 2%, 3%, 8% delle volte? Metà delle volte?
Ovviamente questo è sempre costruttore 0,1, perché questo è il numero totale di disponibilità, e questo è un sottoinsieme delle disponibilità, cioè il sottoinsieme che, sono, che non sono andate a buon fine. E allora anche questo potrebbe essere espresso come una percentuale. Di nuovo siamo due valori su scala assoluta divisi tra di loro, mi danno un valore sulla scala dei rapporti. In questo caso abbiamo un indicatore che è un indicatore negativo, quindi misura la non efficienza, no? I casi di non utilizzo, quindi le soglie devono essere a minimizzare, a ridurre, no? Quindi è ottimo se minore del 5%, accettabile se minore del 10%, ad esempio. Sicuramente saranno più alti nei casi reali. E questo lo possiamo tirare fuori semplicemente dal diagramma delle classi. Cioè, e qui è proprio esplicito da quale classe e quale attributo. Cioè, toccare una relazione, non è un attributo. Vado a contare quante volte quel medico appartiene a quella relazione, partecipa a quella relazione. Allora, alla fine dell'esame non ci interessa tanto che voi pensiate i tre KPI, che cosa mente sono gli stessi che avremmo pensato noi. No, perché questo sarebbe giocare a indovinare. Quello che ci interessa è il processo con cui li avete progettati, no? Che faccia vedere che avete seguito questa, diciamo, decomposizione logica dall'obiettivo che mi do, all'approccio di misurazione, alla formula, quindi che sia sicuro che i passaggi statistici siano sensati, e poi che l'interpretazione concordi con la tipologia di KPI che stiamo andando a misurare. Fate sempre anche attenzione che alla fine di ogni KPI esca fuori un numero, uno, non una serie di numeri. Quindi ci vuole sempre un operatore di aggregazione, un conteggio, una somma, una media, un confronto. Perché altrimenti abbiamo una serie di dati che saltano fuori dal livello operativo che non sono ancora interpretabili, perché sono ancora dati grezzi. Mentre io invece li interpreto dandogli, diciamo così, osservandoli attraverso una lente di una formula di aggregazione che cerca di guardarlo in funzione dell'obiettivo e che quindi abbia una lettura molto diretta, che non mi dice tutto, mi dice solamente stai tranquillo, stai andando bene, oppure fai attenzione, e allora se salta fuori fai attenzione, allora sì che mi vado a vedere i dati sotto. Vado a disaggregare, vado a creare altri indicatori, vado a vedere i dati giorno per giorno, ma solo degli indicatori che mi segnalano, diciamo così, valori non accettabili o prossimi alla soglia di accettabilità. Questo è ciò che fa il primo livello di un sistema gestionale, è una dashboard che mi tiene sotto controllo una serie di indicatori, ciascun indicatore guarda un aspetto diverso, e la cosa importante è che gli indicatori non siano ridondanti uno rispetto all'altro. Cioè questi due, quello scritto in nero e quello scritto in verde, sono la stessa cosa espressa in un valore, in un modo diverso, no? Numericamente. Non andrebbe bene averli entrambi. Non mi danno informazioni in più averli entrambi. Mi danno la stessa informazione in un modo diverso. Allora, quando mi chiedo tre cose rilevanti, se ne do due che sono praticamente sinonimo uno dell'altro, abbiamo sottoutilizzato la possibilità di definire tre indicatori. Quindi anche lì cerchiamo di vedere punti di vista diversi, aspetti diversi, i tempi, l'efficienza, i costi. Insomma, proprio questo ci serviva, no? Questa mappa che ci aiuta a vedere da punti di vista diversi il stesso processo. Su questo processo vedevo, giusto come ultima battuta, indicatori di qualità li vedo molto difficili da definire, perché l'appuntamento o c'è o non c'è. Se c'è, che indicatore di qualità? Conformità, la precisione, le tolleranze, è un servizio che viene erogato, punto. Allora, se non viene erogato è un problema di servizio, se viene erogato è automaticamente
diciamo così, perfetto dal punto di vista della qualità. L'unica caratteristica che deve avere è essere assegnato quell'appuntamento e essere accettato. Quindi in questo caso, vista la tipologia dell'output, che un output c'è o non c'è l'appuntamento, tutto questo mondo della qualità che va a vedere gli attributi dell'output, in qualche modo, in questo caso, scompare. Non scompare, ma uno sforzandosi può inventarsi delle cose più o meno arzigogolate, no? Però molto meno interessanti di quelli di servizio e di efficienza. Quindi dipende un po' di caso in caso. Va bene, io credo di... l'esercizio l'abbiamo finito, adesso devo anche dare un nome al file per non perderlo. E abbiamo anche finito, mancano 2 minuti alla fine del corso, ce li possiamo prendere. Ci risentiamo più avanti, se aveste bisogno, sapete come contattarmi, nei giorni che mancano prima dell'esame. Buona serata!